Bella a tutti ragazzi, sono l'autore dal vostro Razor, eccoci qui con Subnautica, gioco survival ambientato nell'oceano. I produttori di questo gioco sono l'Unknown World, parlano veramente bene di questo team perché è riuscito a creare un gioco piacevole e a supportarlo comunque costantemente. Io sono molto intrippato da questi giochi qua perché comunque l'oceano è sempre una cosa che mi piace. Facciamo gioca, iniziamo una nuova partita e direi di fare una bella sopravvivenza. Bene, premo un tasto qualsiasi per continuare. Attention. Sti cazzi. Eccoci qua. Ok. Bene, ci sta andando a fuoco la navicella qua. Direi di prendere questo. Col tasto sinistro, no? Va a destro. Vai così. Aia. Questa musica è molto... Pulsa e pulsa. Aia, ma dove? Ok, abbiamo spento tutto. Spento, sì. Abbiamo anche un bellissimo tablet. Attivo in modalità di emergenza. Great job not dying. To assist you in further survival in emergency situations, you have been issued this personal data assistant. The interface visible now will organize your inventory. Display currently available construction blueprints and holds other valuable information. Please take a moment to familiarize yourself with it. Ok, perfetto. Con Tab si apre e chiude il tablet. Qui raccoglieremo nel nostro inventario tutti gli oggetti che ci serviranno. Valutazione della situazione, tempo più 3 alla caduta del pianeta, scafo della capsula di salvataggio sicuro, comunicazione offline. Is consistent with ongoing degradation of the Aurora's dark matter drive core due to damage sustained during collision. Continuing to monitor. Ok, qua ci ha appena detto che in pratica ci sono dei livelli di radioattività in continua salita, quindi bisogna stare attenti anche a quello. Nella seconda pagina troviamo i progetti, nella terza il ping manager, che è la capsula. Ah, ok, posso segnalare magari il colore, lascio l'azzurrino. Album di foto, va bene. E qua c'è l'audio diario che ci parla e ci dice cose belle. E la banca dati. Bene, allora io premetto che ragazzi non so molto di questo gioco. Ho visto qualche video qua e là, ma niente di che. Quindi sarà tutta un po' una novità. Bene, direi di questo. Nada. Ok, apriamo il deposito, qua ragazzi c'è qualcosa magari. Bengala, sorgente di luce sott'acqua, che questo può tornare utile. Direi di prendere un po'. Barretta nutriente, va benissimo. Sento dei rumori bruttissimi. Volevo ricordarvi che l'oceano attorno a noi è abitato da razze aliene, quindi non ci sono i classici pesciolini tranquilli, no? Ma qualcosa di più. Potenzialmente pericoloso e anche interessante, perché comunque è una, a mio parere è una bella idea quella che hanno avuto. Ma qua ragazzi c'è il fabbricatore. Qua possiamo, col tasto sinistro, ci si apre questo mini inventario. Abbiamo 4 slot e ogni 4 slot si divide poi in altre sottocaselle. E qua ci fanno vedere come produrre ad esempio i materiali basici. Poi abbiamo i materiali avanzati e l'elettronica. Sostentamento, in pratica cibo. Personale, roba che riguarda proprio il sub. Dispiegabili invece sono attrezzature utili sempre alla sopravvivenza. No, 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 non lanciarlo, coglione. Ok, apriamo il kit medico. Ok, abbiamo raccolto un kit di pronto soccorso. Qua c'è il relay per le comunicazioni che è totalmente danneggiato.
e anche il sistema capsule è danneggiato. Siamo all'esterno, ragazzi. Rora ha subito danni catastrofici allo scafo, causa sconosciuta. Zero segni di vita umana rilevati nel raggio di 100 metri. Molto male. Noi eravamo in questa navicella prima dell'esplosione. Guarda che meraviglia, ragazzi, comunque. Lì c'è qualcosa. 3 ore dalla caduta sul pianeta, condizione della capsula scafo integro, comunicazione offline. Graficamente, ragazzi, molto bello da vedere, a mio parere. Insomma, buttiamoci subito a bombazza. Ok. Guardate qua che figata, porca miseria. Bellissimo da vedere. Veramente bello graficamente, per i colori. Allora, come potete notare, in basso a sinistra c'è l'ossigeno, O2, la croce, vabbè, la classica salute, 33% invece la fame, 66% e la sete, che ovviamente possiamo disidratarci, dobbiamo stare attenti anche a quello. Qua ci sono dei pesci, pesce boomerang, ah, l'ho preso? Wow, bellissimo, grande pesce, potresti tornare utile, non so in che modo, però ne prendo un altro nel dubbio. Ah, qua c'è un altro di pesce, eh. Prendo anche questo, magari. Vieni qua, bastardo. Aerosacco. Oh, quello lì mi è venuto addosso. Questo qui è l'aerosacco in tutta la sua bellezza. Questo che cazzo vuoi? Non ti lascio il tuo amico. Bastardo. Ok, sì, sì, torno. Una detonazione quantica è venuta nel mio computer. Il reattore raggiungerà lo stato critico in meno di 10 secondi. Ma come? Che cazzo dici? Ma come? 9, 8, no, sali, sali, 7, sali. 6, 5, 4, 3, 2. Porca maiala puttana. Via, 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 via. Madonna. Cazzo, le radiazioni. Lasciatemi in pace. Madonna, che cazzo di esplosione, ragazzi. Figa. Questa qua praticamente è diventata l'acqua del Po adesso. Uguale. Ma stesso colore. Ma perché lì c'è un'altra navicella? Non lo capisco sta cosa. Qua, ragazzuoli, si è fatto buio prestissimo, quindi molto probabilmente si vedrà poco qua sotto in acqua. Intanto voglio controllare che quei pesciolini lì cosa posso farci. Eccoci qua, vediamo un po'. Possiamo fare personale, uno strumento, vescica natatoria, una reazione chimica produce gas più leggero dall'aria. Per galleggiare serve l'aerosacco e la gomma siliconica. Ok, l'aerosacco ce l'abbiamo, nel pesciolino se non erro. Mentre sostentamento possiamo fare bladderfish trattato se troviamo del deposito di sale. E sempre con il boomerang trattato col deposito di sale. Cotto invece... Ah, ci basterebbe far così. Perfetto. Magari anche il boomerang. Perfetto. Acqua invece ci serve l'aerosacco. Ok, quel pesce lì in pratica serve per un bel po' di roba. Emergency. 5. Cos'è, la trasfusione? 3, 2. Porca puttana, un'altra, oh. Via, 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 via. Madonna di Dio. Ma che cazzo, ragazzi. Ma neanche in Iraq sta roba, oh. Che maiala. Oh, a forza di esplosione fra un po' mi crescono altre 3-4 braccia e siamo a posto, così magari... Madonna santa, guarda lì che disastro. Ragazzi, direi di buttarci direttamente in acqua. Anzi, prima magari mangiamo, no? Vital signs. Perfetto. E vai col vecchio bladderfish cotto, benissimo. Buttiamoci in acqua così. Perfetto. Ragazzi, prima esplorazione, vediamo un po' cosa troviamo qua. Raccogli fungo acido. Va bene, ne prendo un po'.
Vai così. Sembrano molto comuni questi qua, quindi probabilmente non serviranno a troppissimo. Rompi il calcare. Ok. Tasto sinistro si rompe il calcare. Perfetto. Dieci secondi di ossigeno rimanenti. Perfetto, dobbiamo stare molto attenti, ragazzi, all'ossigeno. In questi giorni ho avuto un bel po' di robe da fare, ragazzi. A breve mi arriverà finalmente una sedia un po' più decente per giocare. Questo qua che cazzo è? Un altro pesce? Bellino. Raccogli il quarzo. Ok. Guarda che bello. Bello. Ok, sta tornando giorno, bellissimo. Oh, guardate che meraviglia. Bellissimo, ragazzi. Ottimi scorci questo gioco, veramente. Questo qua mi serve perché è veramente buono sto pesce bastardo. Ok, ho trovato un altro pesce sbircione. Dicevo, finalmente mi arriverà una sedia un po' decente per giocare. Anche perché questa dove registro e gioco è veramente scomodissima, perché è una classica sedia da casa, non adatta a passare il tempo, diciamo, davanti al computer. Quindi finalmente, grazie anche alla mia ragazza, riusciamo, che mi ha fatto questo regalo di compleanno in anticipo, e riuscirò finalmente ad avere una sedia un po' più comoda, fatta per bene. Qua c'è della roba. Recupera metallo. Ok. Qua c'è anche qualcos'altro. Quarzo. Metallo recuperato. Probabilmente questi qua sono pezzi dell'astronave, più che sicuro che sono pezzi dell'astronave. C'è un pesciolino, vieni qua, bestia. Recupera anche il quarzo. Torniamo su perché stiamo morendo malamente. Ok, qua vedo. Bisogna guardarsi bene attorno, ragazzi, non ci deve sfuggire nulla. Siamo agli inizi, quindi ogni cosa è oro. Qua c'è qualcosa. Tubo di corallo, ma niente, non posso farci un cavolo. Conchiglia di corallo, non posso prenderla. Agli inizi, all'inizio dei giochi di questo, che cazzo è? Che non è molto piccolo, eh. Ah, spero che non sia aggressivo. Questo mi può servire? Certo che può servire. Cos'è questo? Uovo di creatura. Ok, spero che non sia il tuo uovo, perché sennò sono cazze mare. Forse era proprio il tuo quell'uovo. Nel dubbio ce ne andiamo. Allora, io sono spawnato con due navicelle. Probabilmente è un bug, perché dubito che sia così. Perfetto. Qua, solito medikit. Ok, questo è tutto ciò che abbiamo raccolto. Madonna, il metallo recuperato è bel po' peso. Allora, vediamo un po' cosa possiamo costruire. Intanto ci mangiamo un bello sbircione, così evita di sbirciare le prossime volte. Allora, vediamo a livello di utilità cosa ci potrebbe essere. Risorse noi possiamo fare attualmente il titanio con il metallo recuperato, perfetto, e il vetro con il quarzo, giustamente. Mentre personale, vediamo un po' cosa c'è. Bombola di ossigeno. Ci serve vetro e il titanio. Questo qua possiamo crearle, quindi probabilmente lo faremo perché ci darà altro ossigeno, cosa che serve. Pinne, converte il movimento verticale in forza propulsiva sott'acqua. Anche questo è molto comodo. Tutto antiradiazioni. La street suite. Kit di pronto soccorso. Estintore, che già ce l'ho. Termometro. HUD, sensore di temperatura. Tubatura e pompa d'aria galleggiante. Bene. Mentre gli strumenti, scanner, c'è un bel po' di roba. Io direi di iniziare dalle basi, quindi magari facendo questa bombola qua. Ci servirà quindi vetro e titanio. Titanio, eccolo qua. Perfetto. 4 stack di titanio, utilissimi. Me ne faccio altro per scorta, sai che non sia mai. E farei anche il quarzo. Col vetro, esatto. Farei il vetro con il quarzo. Facciamo un po' di scorta.
Bene, quindi tecnicamente noi possiamo già, esatto, creare le bombole di ossigeno. Eccolo qua. Perfetto, ragazzi. Equipaggiamo subito magari le bombole. Ok, l'ha già messa lui. Bombola di ossigeno. Adesso infatti è aumentato a 75. Da 50, se non erro, 45 a 75. Perfetto. Molto utile. Per fare le pinne ci serve la gomma siliconica. Per fare la gomma siliconica ci servono semi a grappolo di creepvine. Ok, deduco che dobbiamo andare a trovarlo. Dobbiamo trovare ste cavolo di semi a grappolo. Dove cazzo saranno mai? Lo scopriremo vivendo. Quindi andiamo a fare un giretto. Tu mi puoi tornare utile. Là, ragazzi, cosa c'è di bello? Vedo delle piante abbastanza alte. Quello che cazzo è? Pesciolino, spero che tu sia tranquillo. Qua c'è un bel po' di roba, però non posso prenderla. No. Salve. Non è cattiveria, ma porca troia, cos'è? Sono cattivi sti cosi. Mi sa proprio di sì, Direi intanto di tornare un attimo su a prendere un respiro, Bella boccata d'aria. Sono armato e non ho paura di usarle. Vediamo un po' queste piante. Cosa hanno di buono? Creepvine, ok, questo. Ci serve quello, ragazzi. La vita su questo pianeta cresce in biomi ecologici insolitamente distinti e diversi. Raccomandato ulteriore studio. Ok, adesso sono delle radiazioni qua. Porca troia, sono quasi morto. Porca puttana. Porca miseria, devo bere. Vedevo anche... Madonna, dico, sono quasi morto. C'è una marea di radiazione lì perché ci avviciniamo alla parte della nave distrutta, quindi dobbiamo cercare da un'altra parte. Per forza. Comunque abbiamo capito che quelle piante sono quelle che mi servono. Quindi adesso esploriamo un po' la zona. Comunque è bellissimo, ragazzi, girare per in esplorazione è veramente fantastico. Che qua non ci passiamo perché siamo obesi di merda. Allora, qua c'è qualcos'altro. Palma blu, però non posso prenderla. Ok, ragazzi, cos'è questo qua? C'è corallo cervello viola. Ok, neanche quello non possiamo prenderlo. A mio parere servirà qualcos'altro per forza, perché mi sembra strano. Vieni qua, pisciolino. Non vorrei allontanarmi troppo dalla nave, però qua ho ritrovato le piante che mi servono. Abbiamo il nostro rifugio un bel po' lontano. Qua ci sono dei signori poco raccomandabili. Salve. Beh, magari non sono neanche cattivi. Ma secondo me sono cattivi invece questi. Vabbè, però non mi stanno rompendo la minchia. State calmi che io, guarda, meglio che non tiro, che non uso la mia arma, perché sennò vi apro il culo. Andiamo magari in un posto un po' più tranquillo qua, perché non ci sono i signori che rompono il cazzo. Ok, vediamo un po' se riusciamo a trovare. Qua, ecco, ho notato queste specie di uova. Però ci sono i bastardi qua, porca troia. Non mi state vedendo, vero? Porca maiala, secondo me sto facendo una cazzata io, Sto facendo una gran cazzata, però... Vai, prendi. No, scusami. Porca troia! Vaffanculo, lasciami stare! vado via col mio turbo. Shish, ragazzi, shish. Abbiamo recuperato delle cazzo di uova, ma ci stavano inculando quei pesci di merda.
Direi di tornare un attimo alla base perché dovrei aver raccolto. Quante ne ho raccolte? Due. Sì, mi aggrappolo. Ok, magari sono queste che serviranno. Mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere se il titolo può interessarvi. Se vi garba. Per me, ragazzi, è un titolo veramente interessante che ha delle ottime potenzialità. Spero che sempre i programmatori continuino a sopportarlo. Ok, ragazzi, vediamo un po' cosa possiamo fare dopo aver raccolto un po' di roba. Lubrificante con i semi a grappolo. Ok, quindi non serviva quello che volevamo noi. Ah sì, però ecco, semi a grappolo di Creepvine. Perfetto. Riusciamo a fare anche la gomma siliconica. Ok. Ah cazzo, ce ne vogliono due. Devo raccogliere più roba. Facciamo anche un bel boomerang. Nel dubbio assaggio perché... Minchia. Bello, una consistenza un po' particolare sto pesce, eh? Il sole sta calando, quindi direi che è il momento perfetto per tornare in acqua. Vai così. Bene, ci servono altre risorse. Altri semi di Creepvine per fare le pinne. Sono un po' preoccupato per i signorini perché sono là che mi aspettano, belli tranquilli, no? Però non si vede veramente una minchia qua, eh? Ok, però vedo le piante. Bene. Ok, ragazzi, vediamo se troviamo qualcosa di utile. Che cazzo sta dicendo quel tipo? Questo cos'è? Quarzo? Sì, classico quarzo. No. Che cosa? Dove? Lasciami stare. Per favore, no. Vattene via. Che cazzo sta facendo quello lì? Ah no, esplode. Ma che cazzo? Lo scorreggia praticamente. E ride anche, si diverte pure. Qua? Questo cos'è? Prendila. Pesce volteggio. Oh, eccoli quello che ci servono. No, mi stanno addosso, ragazzi. Che cazzo sta facendo quello? Questo. Porca troia, prendi. Prendi tutto quello che puoi prendere, stronzo. Ok, andiamo via, veloce. Diamoci. Perfetto. Grande. Bene, ragazzi, abbiamo recuperato anche gli altri semi a grappolo di Creepvine. Direi di costruire un attimo le pinne. Così probabilmente nuoteremo più velocemente. Ok, facciamoci un po' d'acqua perché siamo un po' la merda. Beviamo anche già che ci siamo. Dehydration detected. Vital signs stabilizing. Bene, facciamo anche il pesce volteggio cotto, magari è buono. Bellissimo. Bello, è invitante però, devo dire. Ok, ragazzi, adesso facciamo la gomma siliconica con i nostri semi di grappolo recuperati smadonnando praticamente perché era un po' pericolosa la zona. Pinne, eccole qua. Vediamo un po', ragazzi. Vediamo, indossiamole, perfetto. Converte il movimento verticale in forza propulsiva sott'acqua. Perfetto, quindi in pratica torniamo a galla più velocemente, se non erro. Coltello di sopravvivenza, gomma siliconica e titanio. Questo dovrei riuscire a farlo. Facciamo un bel lingotto di titanio. Vai così. Vai, perfetto. La gomma siliconica. Eccola qua. E riusciamo ad avere anche il coltello. Ecco qua il coltello di sopravvivenza, gomma siliconica e titanio. Utensili di sopravvivenza standard, multifunzione. Vai così. Grandissimo. Perfetto, ragazzi. Equipaggiamolo. Eccolo qui. Guarda che bellissimo il coltello. Mi sento Gesù Cristo adesso che ho questo. Tac. Ebbene, ragazzi, io direi di fermarmi un attimo qui. Il gioco si prospetta veramente interessante. Abbiamo ancora una marea di roba da fare.
Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se vi piace. Mi raccomando, supportatemi con dei mi piace, condividete il mio video, iscrivetevi se il canale vi piace. Un saluto dalla vostra Resa, alla prossima!